Io prima di lasciare la parola al professor Viola vorrei salutare il professor Formica che è appena arrivato da noi e invitare tutti quelli che sono presenti oggi a tornare domani, perché tra le tante cose ci sarà la presentazione del libro del dottor Formica, il privilegio è quello di poter dire di aver pubblicato un editore, ma che mi Non la consiglio di conoscevo, sono ascoltare cose questa del data, genere, non ecco le desidero sono con cui omaggeremo i relatori nato come di oggi, ma è un momento che vi consiglio di non perdere. Lo Detto questo, stiamo una per fare di due anni, la conclusione con l'idea di lasciare i saluti del direttore generale e del magnifico rettore. Io c'ho l'edizione un grande piacere per me presentare quest'ultima sezione del panel. Luigi Viola è un amico, lo ricordo personalmente, ma soprattutto è un professore molto stimato da tantissimi testi e autore soprattutto di questo ultimo testo che tra me e lui, essendo amici della scuola, fece una bellissima interpretazione della legge comune dei matematici del centro studi di diritto avanzato editore. È un lavoro molto bello, molto coraggioso, molto anche filosofico per alcuni aspetti sull'applicazione appunto delle leggi matematiche alla giurisprudenza. Ebbene, parlare dopo l'intervento così autorevole del Presidente Avvocato Sisto è difficile, ma per così dire ha suonato la musica giusta per spiegare meglio quello che di qui a breve andrò ad affrontare. Sostanzialmente mi sono posto il problema circa la possibilità di integrare la matematica, quindi un modello matematico, in particolare scienze esatte, con le scienze cosiddette inesatte, come appunto il diritto. Una premessa di fondo va fatta. Il diritto oggi è caratterizzato da una grandissima incertezza e invece con questo lavoro ho cercato di trasformare il diritto nel tempio della razionalità e non più il regno del caos. Cioè ho cercato di portare il diritto a quello che probabilmente era l'origine, affinché questo potesse costituire, in particolare nella sua forma processuale, una sorta di partita a scacchi, dove la fortuna o l'aleatorietà è totalmente neutralizzata e non più una partita a dadi. Il processo è una cosa troppo seria perché riguarda la giustizia, che probabilmente è la massima ambizione di qualsiasi essere umano. Non è possibile che sia affidata alla sorte, come appunto potrebbe avvenire in una partita a dadi. Deve essere sacramentata dalla razionalità. Ecco perché tempio della razionalità, non regno del caos, ecco perché matrimonio perfetto con le cosiddette scienze esatte. L'interrogativo di fondo è il seguente: è possibile aumentare il grado di certezza del diritto, intesa anche come prevedibilità dell'esito giudiziale utilizzando modelli matematici? È possibile utilizzare la matematica per interpretare le disposizioni di legge? La questione, per la verità, è dibattuta da diversi anni. Sul campo esistono due orientamenti. Uno di segno negativo, portato avanti principalmente da Berlingeri, e uno di segno positivo, portato avanti da altri. La tesi negativa, in base alla quale non è possibile utilizzare la matematica per decodificare norme di legge, si basa sul rilievo che tutto l'ordinamento è, per così dire, permeato di valori, di clausole valoriali. Pensiamo a titolo meramente semplificativo al concetto di buona fede, ex articolo 1185 e seguenti.
è un concetto prettamente umanistico, difficilmente compatibile con una nozione di tipo matematico. Diversamente, a favore della tesi positiva, cioè la tesi secondo cui in realtà diritto e matematica possono andare a braccetto, emergono i seguenti rilievi. Primo, l'articolo 3 della Costituzione, in base al quale siamo tutti uguali di fronte alla legge, che spesso viene decodificato dalla Consulta nel senso di trattare in modo uguale situazioni giuridiche uguali. Ebbene, questo in realtà è un principio tipicamente matematico, perché vuol dire che a parità di situazione il risultato deve essere lo stesso. Se la situazione giuridica è 2 più 2, il risultato deve essere 4. Se cambiamo una variabile e ad esempio scriviamo 2 più 3, il risultato sarà ovviamente diverso, perché sarà 5. Dunque il principio di uguaglianza non è nient'altro che espressione di un principio tipicamente matematico, che è il principio in base al quale è possibile ripetere all'infinito le stesse operazioni ed avere lo stesso risultato. Il principio di fondo è: a parità di variabili c'è lo stesso risultato. Nel diritto questo vuol dire: a parità di situazione sostanziale segue la medesima reazione dell'ordinamento giuridico. Trattare in modo uguale situazioni giuridiche uguali. Secondo rilievo: spesso si dice che il diritto è una materia tipicamente umanistica perché coinvolge il lavoro dell'interprete, che è un soggetto e perciò solo può, per così dire, discrezionalmente optare per una tesi piuttosto che per l'altra. In realtà la stessa interpretazione non è libera, non è arbitraria, ma è vincolata rigorosamente al perimetro normativo dettato dall'articolo 12 delle preleggi, che fissa delle regole, che a breve vedremo, piuttosto rigide, che non possono essere derogate. Anzi, c'è di più, l'articolo 12 è scritto nel senso di divieto di interpretare la legge in modo diverso dal senso letterale. Cioè, non è possibile discostarsi da quello che sta scritto. Non lo può fare il giudice, non lo può fare l'avvocato, nessun giurista, financo, nessun cittadino. Terzo rilievo argomentativo, di segno positivo. L'interpretazione è un problema. Abbiamo una serie di parole e abbiamo difficoltà a capire il significato. Dunque è un problema e, come tutti i problemi, possono essere risolti tramite algoritmi, che non sono nient'altro che sequenze matematiche strumentalmente necessarie per risolvere. Infine, quarto argomento di segno positivo, la ratio sottesa. Perché è nato il diritto? Perché ci siamo inventati queste regole sociali scritte? Per assicurare maggiore certezza ai rapporti umani. Se allora la ratio del diritto è dare certezza, diventa una materia, per così dire, geneticamente compatibile con le scienze esatte, portatrici di maggiore certezza. Leggiamo ora l'articolo 12, che fa sempre bene leggere e rileggere anche all'infinito. L'articolo 12, che poi tradurremo in un algoritmo, recita così: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di essa. Quello che dicevo un po' prima, la norma è scritta in negativo, non si può fare diversamente, è vietato. Se il giudice fa una sentenza in contrasto con l'articolo 12, una sentenza pacificamente impugnabile. Poi è aggiunto, virgola è dall'intenzione del legislatore. Punto. Secondo comma,
se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, quindi non c'è una precisa disposizione, manca la legge. Pensiamo al problema dei danni punitivi, in cui non c'era una legge specifica che si occupasse di questo problema. Come si risolve il problema? Ce lo dice l'articolo 12. Si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. È quella che noi giuristi tecnicamente chiamiamo analogia legis, che tuttavia necessita di maggior approfondimento, perché in realtà è scritto anche casi simili, per cui bisognerebbe prima o poi approfondire la differenza tra similitudine e analogia. Comunque il legislatore va oltre, a un certo punto ci dice: cosa succede se non è possibile trovare una disposizione similare? Ecco come fare. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. È quello che noi chiamiamo analogia iuris. È costruito un percorso interpretativo. Creiamo dei simboli per poi costruire un modello matematico, nel dettaglio un algoritmo. Esattamente qui sono esposti quattro tipi di interpretazione. Interpretazione letterale, alla quale per comodità espositiva daremo il valore IL, interpretazione per ratio, quella secondo l'intenzione del legislatore, alla quale per comodità espositiva daremo il valore IR, poi c'è l'analogia legis che possiamo chiamare AL, analogia iuris che possiamo chiamare AI. Ora traduciamo il primo comma in una prima equazione. Primo comma è quello che ci diceva che dobbiamo interpretare la legge secondo il senso letterale, la connessione delle parole. Poi era scritto virgola e dall'intenzione del legislatore. Vuol dire cioè che IP, ovvero l'interpretazione, sarà uguale a una composizione, il simbolo della composizione è quel cerchietto al centro, piccolino, tra interpretazione letterale e interpretazione per ratio. La composizione per Einstein era una somma ridotta, vuol dire essenzialmente mettere insieme due dati e farli coesistere. Abbiamo già tradotto il primo comma dell'articolo 12, mettere insieme interpretazione letterale e interpretazione per ratio. Andiamo avanti. Il secondo comma è un po' più complesso, spero che riusciate a leggere. Comunque era scritto: se non è possibile individuare una precisa disposizione, si utilizza l'analogia legis. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che IL, cioè l'interpretazione letterale, è uguale a zero. Non c'è una precisa disposizione, quindi uguale a zero. Allora cosa facciamo? Andiamo per analogia legis. In questo caso, allora, avremo che IP, l'interpretazione, sarà uguale all'analogia legis, quel simbolo col minore verso sinistra uguale maggiore, vuol dire se e solo se, IL uguale a zero. Abbiamo scritto cioè che l'interpretazione è uguale all'analogia legis se e solo se l'interpretazione letterale è uguale a zero, perché non c'è una precisa disposizione. Possiamo utilizzare l'analogia legis. Poi il secondo comma invece ci diceva anche che se ancora il risultato è dubbio, possiamo utilizzare l'analogia iuris. Per tradurre l'inciso significato ancora dubbio in modo matematico, ho utilizzato il circa, che è praticamente quel AL circa, sono due onde una sull'altra uguale a zero. Ora procediamo a montare tutto insieme, che è essenzialmente un'opera di traduzione dell'articolo 12 in un algoritmo, con una precisazione però, che se troviamo più interpretazioni dello stesso livello, ad esempio letterali, mettiamo il segno più, in modo tale da poter sommare le varie interpretazioni. Se diversamente
un'interpretazione di segno contrario, utilizzerei il segno meno, in modo tale da neutralizzare l'altra. Quindi, esemplificativamente, se abbiamo un'interpretazione letterale contraddetta da un'altra, scriveremo IL meno IL. Questo darà il risultato 0, con la conseguenza di poter accedere alla analogia. Montiamo tutto, poi andremo sulla casistica di tipo dimostrativo, anche in funzione di giustizia predittiva che rappresenta un po' il futuro. Mettendo tutto insieme, noi procediamo essenzialmente a sommatoria. Avremo cioè che l'interpretazione sarà uguale alla sommatoria, e il sigma naturalmente, di tutte le interpretazioni letterali. Cioè, sommeremo le interpretazioni se sono compatibili, altrimenti utilizzeremo il segno meno in modo tale che una neutralizza l'altra. In composizione, sempre con il cerchietto piccolo, con IR, che è l'interpretazione della ratio. Poi interviene la parte un po' più complessa, che nasce dopo la parentesi quadra, dove sta scritto IL uguale a 0, ne segue che. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che, attenzione, se IL, cioè l'interpretazione letterale, è uguale a 0, perché non c'è una precisa disposizione, ne segue tutto quello successivamente indicato, cioè la sommatoria dell'analogia legis. Poi c'è la parentesi graffa. Se l'analogia legis ci porta un risultato dubbio, e quel circa 0, allora accediamo all'analogia iuris. Abbiamo semplicemente tradotto l'articolo 12 in un algoritmo. Questo non è sostitutivo dell'attività umana, ma è integrativo, perché le variabili verranno sempre inserite dall'essere umano. È l'essere umano che decide cosa inserire dentro di L, o a L, o a I. Si tratta pertanto non di un modello sostitutivo dell'attività del giurista, ma integrativo, volto cioè a portare maggiore garanzia di certezza. Ora facciamo qualche esempio. Qui ho riportato due esempi, cercherò di essere molto breve sul punto. Il primo esempio è sul danno traumatologico e il test circa la correttezza dell'algoritmo è stato condotto nel seguente modo. Si è visto se il ragionamento posto in essere dalle sezioni unite portava al medesimo risultato di quello a cui avrebbe portato l'algoritmo. Il risultato è stato positivo. Un secondo esperimento, che vedremo di qui a breve, sui contratti monofirma, probabilmente più interessante, è stato posto in essere in funzione predittiva, cioè sono stati presi gli argomenti delle ordinanze di rimessione di un provvedimento alle sezioni unite, cercando di anticipare il risultato. Anche qui il risultato è stato confortante, abbiamo anticipato l'esito della pronuncia delle sezioni unite di 6 mesi. Perché l'esperimento è stato condotto su pronunce nomofilattiche? Perché abbiamo eliminato il problema del fatto, dove attualmente c'è maggiore discrezionalità perché il giudice può ponderare diversamente le singole prove, in particolare il processo civile, ex articolo 116 CPC. Vediamo, la questione era la seguente: è risarcibile il danno traumatologico, cosiddetto danno da morte immediata? C'erano due tesi, una positiva ed una negativa. Per ogni tesi positiva abbiamo inserito una lettera rappresentativa di quell'argomento, di quella tesi. In questo caso, uno degli argomenti principali era: la morte immediata non esiste per la scienza medica, con la conseguenza che sussiste sempre un minimo spazio di regni tra lesione e morte, tale da far sorgere in capo alla linea principale un'autonoma pretesa esercitoria suscettibile di trasmissione iure e successione. Abbiamo attribuito a questo AI.1. Perché? Perché ci trovavamo in una situazione in cui non c'era
una precisa disposizione, di conseguenza non c'era neanche la ratio legis, non c'era l'analogia legis, perché in nessuna parte dell'ordinamento si parla di danno ontologico, però si potevano applicare i principi a carattere generale, quindi AI, analogia iuris. Così abbiamo inserito anche altre analogie iuris, AI.2 e AI.3. Per i fautori invece della tesi negativa, ovviamente, c'erano altri argomenti, alcuni di questi neutralizzanti rispetto a fautori della tesi positiva, e in questo caso abbiamo utilizzato il segno meno AI.1, proprio perché quell'argomento utilizzato neutralizza l'altro esposto della tesi positiva. Ora proviamo a mettere tutto insieme e vediamo che succede. Quella sopra è la formula generale dell'interpretazione giuridica. Inseriamo le variabili prese dalle singole argomentazioni, in positivo e in negativo, e avremo quell'algoritmo indicato in basso, dove evidentemente il più e il meno, se dello stesso segno, si neutralizzano reciprocamente e sopravvive soltanto l'argomento AI4, che sarebbe l'analogia iuris 2.4 della tesi negativa. Cioè abbiamo, per così dire, composto tutti gli argomenti, alcuni si sono neutralizzati, altri sono sopravvissuti. Quell'argomento AI.4 è l'argomento dirimente, decisivo, in base al quale le sezioni unite hanno affermato che il danno traumatologico non è risarcibile. Quindi hanno privilegiato la tesi negativa in tema di risarcimento. La Cassazione ha ragionato nello stesso identico modo. E non poteva fare diversamente, perché la Cassazione non può disapplicare i principi interpretativi, anzi, le regole vincolanti interpretative di cui è l'articolo 12. Per l'algoritmo sull'interpretazione giuridica, il danno traumatologico non è risarcibile. Negli stessi termini si sono espresse le sezioni unite 15.350 del 2015. Questo invece è probabilmente il caso più interessante, pubblicato sul volume prima della pronuncia sezione unita, in cui abbiamo condotto l'esperimento circa la validità dell'algoritmo interpretativo in funzione predittiva. Cioè abbiamo utilizzato l'algoritmo per prevedere quella che sarebbe stata la pronuncia sezione unita. La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10.447 del 2017, ha rinviato la seguente questione al Presidente affinché valuti il rinvio delle sezioni unite se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quello dell'investitore, anche la sottoscrizione ad sostanza dell'intermediario. E il problema conosciuto come contratto monofirma, il quesito è se valido o meno un contratto posto in essere con una sola firma. Anche qui noi abbiamo estratto gli argomenti dell'ordinanza di rimessione, costruito le varie tesi in positivo e in negativo. In questo caso la tesi della necessità della sottoscrizione bilaterale era più IL, quindi faceva leva sul dato letterale, invece la tesi negativa faceva leva su una serie di altri argomenti, tra cui l'analogia legis, vedete, più AL, e tutti questi altri argomenti, tra cui meno IL, cioè c'era un dato letterale contrastante con quello precedentemente esposto. Anche qui, cosa abbiamo fatto? Abbiamo composto tutto tramite l'algoritmo e il risultato è stato che, in base alle operazioni matematiche poste in essere, la pronuncia delle sezioni unite doveva affermare
il requisito della forma scritta del contratto di investimento non esige, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione ad una sostanza dell'intermediario. Cos'è successo? La sentenza 898 del 2018 delle Sezioni Unite di gennaio 2018 della Cassazione ha confermato la soluzione dell'algoritmo indicata a luglio 2017. La sentenza è stata predetta con 6 mesi di anticipo, non è magia, è un calcolo matematico. Il giudice non può discostarsi dal diritto dell'articolo 12. Risultati analoghi sono stati ottenuti di recente con le sentenze Sezioni Unite 24.675 del 2017 in tema di usura sopravvenuta e con Sezioni Unite 16.601 in materia di danni punitivi. Preciso che sono stati sperimentati circa 100 casi, nel 96% dei casi i risultati sono stati pienamente appaganti, confortanti. Naturalmente il modello sperimentale è presenta dei limiti che sono essenzialmente seguenti. Uno, allo stato attuale non può essere esteso al diritto penale, perché il diritto penale vieta l'analogia in mala parte, mentre questo algoritmo fa leva sull'analogia. Due, non può essere predicato nei casi di clausole valoriali, come dicevamo prima, quando è scritto per esempio in buona fede, o nell'area della famiglia, quando per esempio il legislatore utilizza l'inciso superiore interesse del minore, oppure ancora, che semplificativamente, nel rito sommario di cognizione, ex articolo 702 bis del CPC, dove è scritto il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno. In questi casi l'algoritmo non è utilizzabile per l'ovvia ragione che lo stesso legislatore che ha voluto attribuire tutto il potere decisionale per ragioni di opportunità al giudicante. In fase di studio il modello di struttura processuale, cioè stiamo costruendo anche l'algoritmo sul fatto, visto che qualsiasi questione di diritto è una composizione di fatto e diritto stesso, o norme. Stiamo lavorando anche sul fatto. Cosa vuol dire questo in termini sociali? Vuol dire maggiore certezza del diritto. Maggiore certezza del diritto determina almeno uno più libertà, perché il cittadino può muoversi in modo più sicuro all'interno di regole predeterminate, senza rischiare sanzioni dell'ordinamento. Due, più uguaglianza, perché se il diritto diventa matematico, allora siamo tutti più uguali di fronte alla legge, visto che eliminiamo parte del fattore. Tre, più solidarietà, perché se si comprende la posizione dell'altro alla luce di regole predeterminate, si è anche più predisposti ad essere vicini. E in ultima istanza determina anche maggiori possibilità di mediare, ovvero di trovare accordi transattivi, perché se è possibile calcolare quale sarà l'esito della sentenza, allora potenziale transazione potrà essere conclusa all'interno della perimetrazione della possibile sentenza. Ecco la cornice dell'ADR che oggi ci ospita. Si sta per realizzare il sogno di Leibniz, il quale diceva già nel 1666: le parti un giorno di fronte ad una disputa potranno sedersi e procedere preciso che negli Stati Uniti algoritmi simili a questo per così dire a un'ambizione addirittura superiore, comunque vengono utilizzati per il calcolo della recidiva e anche negli arbitrati dove è maggiore l'esigenza di certezza.